In questi giorni, in questi mesi, abbiamo letto che ci sono diversi comunicati stampa che si parla di bandiera lilla. Il nostro pensiero, che prima di parlare di bandiera lilla nel territorio della nostra provincia o regionale o siciliano, bisogna parlare di programmazione che manca, perché la disabilità o l'accessibilità turistica non è solamente una sedia a job o una scivola in più o in meno. L'accessibilità turistica è pensare anche alle persone sorde o alle persone cieche, oppure ai ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale. Quello che ci chiediamo è: quante persone, adesso che l'LIS, la lingua dei segni, è diventata una lingua nazionale, sanno dei nostri uffici turistici o i nostri polizia municipale o le varie strutture turistiche? Quanti menu in braille o guide turistiche in braille o dove poter andare a conoscere e capire la storia di una nostra Modica anche per le persone cieche, o in easy to read, il linguaggio facile da leggere per le persone con disabilità intellettiva o relazionale. Il turismo è tutto questo, è anche questo, non è solamente una scivola in più e una scivola in meno. In più, chiediamo a tutti i comuni, ma a tutti i comuni della provincia di Ragusa e non solo, anche della Sicilia, di approvare i PEBA, il Piano Abbattimento Barriere Architettonico. Perché è la parte essenziale, perché qualsiasi struttura, qualsiasi ristorante, bar, deve essere accessibile alle persone con disabilità. Perché è assurdo aver visto ristoranti nella nostra provincia di Ragusa avere il bagno per le persone con disabilità, però per arrivarci c'era una rampa di scale. Come si può dare un'accessibilità a ristoranti del genere? Perché la legge dice che se non hai il bagno per disabili non puoi aprire la struttura, però per arrivarci c'è una rampa di scale. Allora dov'è l'accessibilità? Da dove arriva? Dove arriva il punto di accessibilità? Che cos'è veramente l'accessibilità? E dove l'accessibilità per la sanità punta al sostegno e alla facilità della persona con disabilità a muoversi nel proprio territorio nazionale, regionale o locale?